Il pianto di una nuova vita nel bel mezzo di una crisi che spesso è manifestata dai propri cadaveri. La guerra in Siria ha ucciso oltre 400.000 persone. Farah, gioia in arabo, è il bambino siriano numero 10.627. 4 kg? Questo è un bambino grosso. Lei è nata in sicurezza nel campo di Zaatari, la più grande concentrazione di rifugiati in Medio Oriente. Mezzo milione di siriani sono passati da qui mentre fuggivano dal loro paese. Migliaia di essi sono rimasti. E più della metà di quelle che oggi la chiamano casa sono bambini. Mi chiamo Aizar Wasim Riabi. Aizar forse non ricorda la Siria. Non è nato a Zaatari, ma ha passato la maggior parte dei suoi 6 anni da questa parte del confine. Ha accettato di mostrarci com'è la vita qui, con l'aiuto del suo gemello Amir. Vai lì e fai finta di giocare con il gatto. Mi sveglio la mattina, faccio colazione, vado al parco giochi e poi torno a casa. Mi siedo un po', esco di nuovo e gioco a calcio. Poi prendo mio fratello e gioco ancora. Provate a indovinare l'attività preferita di Aizar. Mi piace il calcio, ci gioco tutto il tempo. Aizar, Amir e i loro amici a Zaatari hanno il loro passatempo preferito. Tuttavia, attualmente mancano prospettive concrete per il futuro. I bambini della Siria crescono tra conflitti o dislocati, vivono in povertà. E quel tipo di traumi e stress prolungati possono alterare l'architettura del cervello, avendo un impatto duraturo sullo sviluppo di un'intera generazione. Le organizzazioni internazionali hanno lanciato l'allarme. A Zaatari, l'UNICEF ha collaborato con ONG per creare spazi sicuri affinché i bambini crescano e diventino tali. Qui i volontari si concentrano sulle attività extrascolastiche, come dipingere o colorare, per aiutare i bambini con strumenti utili a resistere a ciò che li circonda. Così facendo possono raggiungere un livello tale da adattarsi a qualsiasi condizione. Non importa cosa potrebbe accadere a lungo termine, perché avranno delle soluzioni. Può essere difficile, ma spero che le cose a cui partecipano li aiutino a diventare più equilibrati. Oltre la metà dei rifugiati al mondo sono bambini. Ciò significa che oltre 13 milioni di giovani sono attualmente sfollati e in molti casi privati dei loro diritti basilari. Quando i combattimenti si arresteranno, alla fine verrà data loro voce? E cosa avranno da dire? Quale storia avranno da raccontare? Sarà un grido d'aiuto o sarà una storia a lieto fine?